con noi fratello calabrese Vincenzo, pastore della chiesa di Sassuolo, e certamente Dio lo userà per la nostra edificazione. Prego fratello, Dio ti benedica. Pace del Signore, è bello stare qui questa mattina. Certamente non perché non avevamo altro da fare, ma siamo grati al Signore di poter stare in Sua presenza. Perché se il Signore è con noi ed è in mezzo a noi, Lui solo certamente sarà in grado di benedire i nostri cuori e le anime nostre. Se noi ci aspettiamo una grande benedizione, questa benedizione viene dal cielo, viene dall'alto, e il Signore certamente sarà il fedele che compirà l'opera sua anche in questa mattina nei nostri cuori. Desidero ringraziare il Signore, ma anche il fratello Strano, per questo piacere di stare in mezzo a voi questa mattina in una occasione così importante e particolare per noi credenti, perché noi possiamo insieme unirci quale corpo di Cristo e poterci accostare alla mensa del Signore e poter ancora ricordare il prezioso, il profondo sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Ma questa mattina possiamo dire per ciascuno di noi: è vero che Gesù è morto per tutti, però noi possiamo confermare che è morto per me, cioè per ognuno di noi personalmente. Gloria a Dio. Insieme vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro del Cantico dei Cantici. Leggeremo un solo versetto dalla scrittura. Libro del Cantico dei Cantici, capitolo 4. Leggiamo insieme il versetto numero 6. Alleluia, ci alziamo in piedi alla lettura della parola di Dio. Signore, benedica la sua parola. Prima che espiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, io andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso. Amen. Accomodatevi pure, gloria al Signore. Un unico versetto, ma che nel suo contesto, nel suo capitolo, nel capitolo 4, lo scrittore, che è il re di Israele, Salomone, desidera offrire questo tributo alla persona più cara, più importante del suo cuore, che è questa donna, la sua sposa, la sua amata, la Sulamita, questa donna che ha catturato il cuore del re, ha catturato il cuore di questo uomo. E certamente questo versetto ci permette di considerare una realtà importante e profonda che non soltanto è insita nel cuore di Salomone, ma è corrisposta anche dalla sua amata, da colei che egli desidera riversare tutto il suo amore, tutto il suo affetto. E in questo versetto noi notiamo prima di tutto tre elementi indispensabili, importanti, che vogliono descrivere in maniera unica e profonda quello che è il desiderio del cuore di Salomone. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, io andrò. C'è un desiderio ben chiaro e preciso nel cuore di questo uomo, quello di andare, quello di raggiungere, e in questo caso è il colle, il monte, un luogo preciso, non è un luogo confusionario, non è un vano ricordo nella mente del re, ma è qualcosa che lui
ha ben chiaro nel suo cuore e nella sua mente, perché probabilmente a questo luogo lega dei ricordi, lega dei sentimenti, ed è probabile che, siccome questo capitolo, ripeto, ci parla dell'amore e descrive le fattezze della bellezza della sua amata, è probabile che in questo luogo chi l'attende è colei che lui ama, e quindi la sua sposa, la sua sulamita. E il verso ci dice: prima scandisce una condizione temporale che mette enfasi, forza sul desiderio. Prima che spiri il vento e che le ombre fuggano. C'è un particolare, una caratteristica probabile, e qui ci viene descritta degli ambienti, dei luoghi di quel tempo, che sul crepuscolare, quando il sole iniziava a tramondare e quindi le ombre morivano, venivano ritirate, si alzava un leggero vento, una brezza, che probabile soffiava su quell'altopiano, su quel territorio, che è molto chiaro alla mente di Salomone. Ma voglio portarvi al capitolo 2, al verso 17, dove la stessa espressione ci viene ricordata non dallo sposo ma dalla sposa, e quindi dalla sulamita, colei che dice: prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto, i sui monti che ci separano. E anche qui è espresso un desiderio, sempre dovuto a una questione temporale, prima che il giorno termini, prima che questo giorno tramonti e si allontani da noi e che, ritorni ad essere soltanto un nostro passato, non più un presente. E allora, prima che l'occasione, l'opportunità sfugga da noi, entrambi dichiarano di voler realizzare questo forte desiderio, l'uno di raggiungere il colle o il monte, l'altra invece di poter stare insieme al suo amato. Sono belle le parole della sulamita, perché questa donna ci parla della forza del sentimento, la forza del desiderio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. In poche parole, corri quanto più veloce possibile da me, proprio come una gazzella, no? Fa in modo che la velocità possa accorciare le nostre distanze e che ognuno di noi possa raggiungersi e finalmente potersi ritrovare, stare insieme, non più separati, non più lontano, ma nuovamente vicini e quindi uniti. Lasciamo che i nostri sentimenti, che i nostri amori, che i nostri cuori si ritrovino e possano nuovamente stare insieme, poter godere di questa gioia, di questo straordinario sentimento. Questo è il desiderio. E la cosa importante è che il desiderio deve sempre essere qualcosa di vivo, qualcosa di forte, non di statico, non di abitudine. A volte anche le cose più importanti della vita noi tentiamo come uomini a farle sempre in maniera abitudinale, quindi a volte meccanica, ma quando le facciamo in questo modo qui, e quindi viene a scemare, viene a mancare il sentimento del cuore, sembra quasi che perdono quei rituali, quelle abitudini, perdono di ogni significato. E a volte, perdonatemi, anche accostarsi alla cena del Signore, presentarsi insieme, è vero, a questa tavola imbandita, se fatto con abitudine e non con desiderio forte del cuore, perde il suo significato, perde la sua forza. Ma il desiderio è anche amore, il desiderio è anche vigore. Prima
che il giorno, prima che questa occasione possa sparire ed essere solo un ricordo della nostra mente, io andrò, dice Salomone. Io andrò dove? In un luogo chiaro, forte, indicato. E questo luogo, molto probabilmente nella sua mente, è Gerusalemme, è la città di Dio, è la città dove egli stesso edificò una casa, una dimora all'Altissimo. C'è un forte desiderio nel suo cuore. Nella parola di Dio noi ricordiamo, perché leggiamo, che il Signore ha fondato la sua città sui monti santi. Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. E a volte il desiderio è qualcosa che viene corrisposto in maniera molto chiara. Dio ama la città, Dio ama Sion, Dio ama Gerusalemme, l'ha fondata sui suoi monti santi, gli ha posto il suo nome, è la città di Dio, e Dio ha posto un affetto particolare, smisurato, profondo per questa città, che ad ognuno di noi richiama nella nostra mente, figurativamente, e questa straordinaria città spirituale che è la Chiesa del Signore, la Chiesa invisibile, la Chiesa universale, coloro che appartengono a Dio sono i credenti, ed è la Chiesa vivente. Sulla Chiesa Dio ha un forte desiderio. Io andrò, gloria al Signore. Io raggiungerò questo luogo. C'è un richiamo, perché il desiderio è anche il richiamo di non voler smettere di amare, di ricordare, di poter rallegrarsi di questo momento, di queste occasioni. Io andrò, lì c'è il tempio, lì c'è l'altare dei sacrifici, io lì offrirò il mio profumo al Signore, io lì offrirò il mio olocausto al Signore, lì offrirò il mio amore per Dio. Io andrò. Chiesa, finché il vento, prima che il vento spire, quindi soffi, prima che le ombre spariscono, io andrò. Signore, metti nei nostri cuori un desiderio sempre di venire e quindi di andare in tua presenza. Amen. In tua presenza. È un richiamo forte, ma è un richiamo, è vero, a ricordare nel tempo favorevole, prima che spiri la brezza del vento e che le ombre fuggano. Gesù, nel Nuovo Testamento, leggiamo che ci dà un monitor tale anche per noi credenti: approfittare delle occasioni non significa essere ladri, ma significa essere avveduti, intelligenti nel carpire, è vero, le opportunità che Dio offre alla nostra vita. E Gesù disse: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, perché la notte viene in cui nessuno può più operare. C'è un invito ad andare, a raggiungere quanto prima. E questa mattina, cari fratelli e sorelle, voglio il Signore accendere un desiderio forte nei nostri cuori, perché oggi è il giorno, è il momento delle occasioni, è il momento che a noi viene dato di accostarci alla mensa, alla presenza di Dio.
prima io andrò e salirò al monte della mirra e al colle dell'incenso. Salomone descrive questo luogo sotto due caratteristiche. Lo chiama colle, poi lo chiama monte e attribuisce ad ognuno un particolare, il monte della mirra, ma il colle dell'incenso. Sapete, la Bibbia si esprime con una terminologia, con delle espressioni, secondo il bagaglio culturale del suo tempo. E a volte quelle che per noi possano sembrare elementi semplicistici, ma a quel tempo avevano un profondo significato e una grande importanza. Questo luogo era prezioso, era importante, un luogo che ricordava alla mente del re mirra e incenso. Sono delle fragranze. Sono fragranze che al tempo venivano utilizzate, alcune sia individualmente, quindi in modo privato, ma soprattutto venivano utilizzate, è vero, per quanto riguardava il cerimoniale dei sacerdoti, lì sul monte, lì dove c'era il Tempio, lì dove Dio pose un altare per i profumi e un altare per gli olocausti. Questo luogo a noi credenti innanzitutto ci ricorda un luogo desiderabile, un luogo dove voler andare e rimanere lì per sempre. Io andrò. È vero o no? Io andrò. Tutti quanti noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù e che abbiamo realizzato il perdono dei nostri peccati, il Signore ha messo nei nostri cuori la certezza della vita eterna, e noi questa vita eterna desideriamo viverla in un luogo ben preciso. Ecco perché non abbiamo piantato fissa dimora su questa terra. E ricordiamo e rammentiamo che siamo pellegrini, perché noi stiamo andando, noi stiamo salendo verso il monte di Dio. Stiamo raggiungendo quel luogo alto, elevato, che è la Gerusalemme celeste, è la città del Gran Re. È la città di Dio. Dio l'ha fondata. E Gesù un giorno disse: dove sarò io, sarete anche voi. Lì, amen, lì su, io andrò al monte della mirra, al colle dell'incenso. E per ciascuno di noi questo luogo stamattina rappresenta la nostra fissa dimora, la casa di Dio. Il cielo, lì dove Gesù abita, Dio abita nell'eternità e noi saremo con Lui per sempre. Amen. Gloria al Signore. E questo pane e questo vino ci ricorda anche questo, che Gesù è morto, è risuscitato, ma ritornerà. E quando ritornerà, ci porterà. Nel frattempo, noi stiamo andando. Amen. Stiamo andando. Ma è anche vero che questo luogo ci ricorda qualcosa che oggi è molto più vicino a noi, anche se è sempre spirituale. Ed è la comunione fraterna.
perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, scritto nella parola di Dio, Gesù disse, io sono in mezzo a voi. E per questa occasione il pane e il vino che simboleggiano il corpo e il sangue di Gesù ci ricordano che Egli è in mezzo a noi. E quando questa mattina ci siamo svegliati e nel nostro cuore c'era il desiderio, come accade sempre ogni qualvolta che sappiamo che è il giorno dove noi possiamo entrare, è vero, nella casa del Signore, nella Chiesa, e poter stare nella presenza di Dio, nella comunione fraterna. Questa mattina il nostro cuore si è rallegrato, proprio come scritto nel Salmo 122. Io mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo nella casa del Signore, perché lì c'è il Signore, lì c'è la fratellanza, lì Dio si manifesta in mezzo a noi. Io andrò, e voglio essere questo sempre il desiderio forte e vivo dei nostri cuori, di non abbandonare la nostra comune adunanza, perché mentre noi celebriamo il culto al Signore, noi desideriamo realizzare la presenza di Dio, ma soprattutto, è vero, ravvivare la speranza che Egli ritorna per riportarci nel cielo con Lui. Signore, aiutaci a non spegnere questo desiderio di andare prima che tu ritorni, prima che il giorno termini e che poi venga il giorno del Signore. Signore, vogliamo andare nella tua casa con un sentimento e con un desiderio sempre nuovo. Amen. Sempre nuovo. Terza caratteristica. Io andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso. E questo luogo per tutti quanti noi stamattina, non solo credenti, ma anche per te che non hai ancora realizzato l'amore di Dio, la grazia di Dio, il perdono dei tuoi peccati. Questo monte innanzitutto ci parla del monte della grazia di Dio. È un monte particolare. Gerusalemme fu fondata sui colli. A volte, guardandoli da una prospettiva molto bassa, venivano considerati anche colli, monti. Però voglio dire una cosa, voglio ricordare una cosa stamattina, perché almeno io non dico nulla di nuovo. Ma in quel luogo noi troviamo il monte della grazia. E quel monte si chiama Golgotha, dove un giorno un uomo di nome Gesù, il Figlio di Dio, morì versando il suo sangue su una croce, per cancellare e perdonare la nostra vita dai nostri peccati. E Salomone, attraverso la mirra e l'incenso, ci parla di questo momento così delicato e sofferente della grazia di Dio. Innanzitutto la mirra, dicevo prima, è una fragranza dalla caratteristica di avere un odore forte e piacevole, ma ha un gusto amaro, amaro. Spesso era utilizzato come profumo e veniva conservato la mirra
Quale dono prezioso, come un profumo prezioso, importante, proprio per la sua fragranza. Al Monte della Mirra ci viene ricordato un evento importante su quel colle. C'è una scena che gli evangelisti ci riportano. Nel momento in cui Gesù è appeso sul duro legno della croce, era già stato incoronato di spine ed era il momento della sofferenza, dell'agonia più atroce. Fu flagellato, fu colpito, le sue mani, i suoi piedi sono stati inchiodati, era sofferente e lì su quella croce egli gridò: «O sete!» Nel Vangelo di Marco è scritto che i soldati gli porsero del vino mescolato con mirra. Ed era una mistura che veniva data ai condannati per stordirli in un momento così difficile, dove la sofferenza fisica e non solo era atroce. Ma Gesù non ne beve. Egli rimase lucido e soffrì fino alla morte. Quando guardi a quel colle o a quel monte della Mirra, quel luogo ci parla delle sofferenze di Cristo e ci parla di come Gesù soffrì fino all'ultimo per salvare me e te dai nostri peccati, dalla nostra sofferenza spirituale. L'incenso invece, un'altra fragranza, veniva utilizzata per profumi, come profumi, ma in particolare veniva utilizzato in una composizione aromatica, profumata. Una composizione che veniva preparata strettamente, unicamente dai sacerdoti, dalla casta sacerdotale, coloro che discendevano dalla famiglia d'Aronne. A volte questo incenso da sé veniva bruciato sull'altare e la particolarità era proprio questa, erano delle cortecce di un albero, di una pianta, che riusciva e che riesce a sprigionare il suo profumo solo quando brucia. E a volte questo veniva utilizzato per una mistura e veniva usato strettamente per l'ordine sacerdotale. Durante il cerimoniale l'incenso ci simboleggia la preghiera. Quella fragranza è tipo della preghiera che esala e che poi è gradita alla presenza di Dio. Su quel monte o su quel colle, dove non soltanto Gesù soffrì, ma nella sofferenza Cristo trova la forza per pregare. Una semplice preghiera, ma efficace. Una preghiera breve, ma profetica. E disse: «Padre, perdona costoro, perché non sanno quello che fanno». E poi dopo disse: «Tutto è compiuto». Tutto è compiuto. Prima che spiri la brezza del vento e le ombre fuggano
io andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso. Su quel monte, su quel luogo, a noi tanto prezioso, e lo abbiamo impresso nella mente ma anche nel cuore soprattutto, noi amiamo quel luogo. Per Gesù è stato un luogo di sofferenza, un luogo di dolore, un luogo di patimenti, ma per noi è stato ed è il luogo della manifestazione potente dell'amore di Dio per la nostra vita. Guardando a quel monte, noi sfideremo chiunque a dire che Dio non ci ha amato. Perché nessuno dà il suo unico figliuolo a morire per dei peccatori. Ma quel monte ci testimonia della profondità dell'amore di Dio, dell'immensità dell'amore di Dio. È lì che l'amore di Dio raggiunge il massimo della sua potenza, perché l'amore copre moltitudini di peccati. Lì, mentre quel sangue veniva versato dal suo costato, la potenza dell'amore operava sui peccatori. Mentre quel sangue scendeva a rivoli da quella croce, la potenza dell'amore di Dio risplendeva in tutta la sua luce sui peccatori. E i peccatori sono stati folgorati da quella luce. Concludo con una storia. La storia di una famiglia, di due giovani, marito e moglie, che decisero di mettere su famiglia. Giunse una bimba che fu un dono per questi due genitori. Ma la storia ci racconta che quando nacque questa bimba, il papà ebbe una delusione così grande che per diverso tempo non volle vedere la sua bambina, perché voleva un figlio, non una figlia. Solo dopo qualche mese l'uomo rimase affascinato, rimase colpito, catturato da quella bambina, dalle sue moine, dai suoi sorrisi, dai suoi guaiti. E quella bambina improvvisamente catturò il cuore di suo padre, crebbe. E questo uomo faceva di tutto per sua figlia. Era sempre disponibile per sua figlia. Ed un giorno, riuniti in famiglia, a tavola, la bimba, rivolgendosi al padre, disse: «Papà, quando avrò 15 anni, che regalo mi farai?» E il padre, rivolgendosi alla figlia, disse: «Figlia mia, hai solo 7 anni. Poi, quando ne avrai 15, ne parleremo». E la figlia replicò e disse: «Papà, ma tu dici sempre che il tempo corre così velocemente, che non c'è tempo?» E il padre ribadì a sua figlia e le rispose di non preoccuparsi, perché solo quando avrà 15 anni ne avrebbero riparlato. Da lì a qualche tempo, una domenica, questa famiglia va in chiesa e durante il culto, durante la riunione, la bimba stette male. Chiamarono i soccorsi, la ricoverarono d'urgenza in ospedale. I medici incontrarono i genitori e dissero ai genitori che la bambina aveva una gravissima malattia al cuore che l'avrebbe condotta alla morte, e che l'unica soluzione per cercare di salvarla era un trapianto di cuore. Il padre, per poter curare sua figlia, lasciò il suo posto di lavoro
e rimase accanto a sua figlia per diverso tempo. Quando poi i medici incominciarono a sollecitare con forza e dire di sbrigarsi a trovare un donatore, perché la situazione e la condizione della bambina stava peggiorando e che i medici avevano diagnosticato non più di 20 giorni di vita. E quel padre disperato incominciò a dire: dove troverò io un cuore nuovo per mio figlio in così poco tempo? Nel frattempo la bambina aveva 14 anni ed era prossima ai suoi 15 anni. Durante l'ultima settimana, un venerdì, giunse la notizia che avevano trovato un cuore per la bambina. I medici operano la bambina, l'intervento riesce perfettamente e la bambina incominciò a riprendersi, incominciò a riacquistare le sue forze. Ma in tutto quel periodo, dall'operazione alla convalescenza, il padre non si presentò in ospedale, non andò a trovare suo figlio. Quando poi la bambina fu dimessa, e in quel frangente, in quei giorni dell'operazione, la bambina compì i suoi 15 anni, ritornò a casa. E quando ritornò a casa incominciò a gridare con forza: papà, papà, dove sei? Ma la bimba non udì la voce di suo padre. Quando la madre, uscendo da una stanza, piangendo, stringeva tra le mani una lettera e disse alla figlia: questa te la dà tuo padre. La bambina la perse, incominciò a leggerla ed era scritta: mia cara figlia, quando leggerai questa lettera dovresti già avere 15 anni ed un cuore nuovo che batte forte forte nel tuo corpo. È la promessa che i medici mi hanno fatto. Mi dispiace di non essere accanto a te in questo momento. Quando ho saputo che stavi per morire, ho deciso di darti la risposta alla domanda che mi avevi fatto quando avevi solo 7 anni. Ho deciso di darti il più bel regalo del mondo e come regalo ti do l'intera mia vita, donandoti il mio cuore. Perché io ti amerò sempre, perché sono tuo padre. Quella bambina pianse tutto il giorno e tutta la notte. Il giorno dopo corse al cimitero presso la tomba di suo padre e mentre piangeva a dirotto, improvvisamente il suo pianto smise, cessò. Quella bambina, guardando sulla lapide di suo padre, realizzò una cosa molto importante e profonda in quel momento, che la permise di smettere di piangere e disse: papà, ora so quanto mi ami. Prima che il giorno termini, io andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso, perché lì Dio per noi ha manifestato tutto il suo amore. A Dio sia la gloria.